14 anni. Avevo 14 anni quando mi sono trasferita a Jardim Teresópolis, un quartiere periferico di Betim. Eravamo appena stati sfrattati e negli anni seguenti la mia situazione è stata molto difficile. Per dare una mano ai miei genitori, facevo la babysitter e le pulizie in casa d'altri. A scuola non ho imparato molto e credevo che la mia situazione non sarebbe mai migliorata. Sono diventata presto mamma di 5 figli. A quel tempo ero disoccupata e alla disperata ricerca di un lavoro. Fu allora che mia sorella, che mi ha sempre chiamato Neia, venne a trovarmi e mi disse: «Neia, perché non vieni in cooperativa a darci una mano? Ho sentito che la Fiat ci ha fatto un grosso ordine ed è così che ho cominciato. Oggi siamo un team di 14 persone che fanno parte di Cooperarvole. Utilizziamo scarti di cinture di sicurezza e tessuti usati negli interni delle automobili. Materiali che vengono comunemente considerati senza valore e che verrebbero gettati nei rifiuti. Ma è proprio questo che rende i nostri prodotti diversi da tutti gli altri. I rifiuti vengono trasformati in accessori di moda, in oggetti utili alla vita di tutti i giorni. Borse, custodie per portatili, organizer per scarpiere, portagiacche, valigie, giocattoli. Malas, jogos, brinquedos. O que torna esse produto diferenciado. Ciò che rende questi prodotti diversi, non solo per chi li acquista, ma soprattutto per noi che li produciamo, è sapere che pur provenendo da elementi di scarto, questi prodotti possono trasformare la mia vita e migliorare quella di altre persone. Questo lavoro mi ha dato la consapevolezza che la mia vita poteva davvero cambiare ed essere migliore. Oggi una delle mie figlie lavora con me nella cooperativa. Si chiama Kersen ed è sempre al mio fianco. In un modo o nell'altro, anche gli altri miei figli hanno preso parte a questo progetto. E oggi sono una persona completamente diversa. Se mi guardo indietro, capisco di non essere più la stessa di un tempo. Adesso credo nella possibilità di un futuro migliore. Credo che esista qualcosa di meglio davanti a me e sono determinata a raggiungerlo. Sto lavorando, correndo, per poter realizzare i miei sogni e i miei desideri. Realizar os meus sonhos, meus desejos.